Sicuramente in questi mesi ho fatto amicizia con la scultura e ho anche così un pochino dimenticato che c'è tutto questo clima di tensione intorno, però è logico che non finirò mai di sapere, di accorgermi che il lavoro che sto facendo è un lavoro importante, soprattutto perché da quando lavoro su questa scultura, oltre al fatto di sapere che sto restaurando una scultura famosa, ho anche avuto proprio un contatto diretto con l'espressione di un genio. È un'esperienza unica, così come ho cominciato, il primo approccio è stato molto emozionante, io ho proprio avuto un malore quando mi sono trovata qui su questo ponteggio la prima volta. Ovviamente ogni giorno sono consapevole quando arrivo in questo museo che ho a che fare con qualcosa di speciale. La corona naturalmente così è anche un gesto scherzoso da parte nostra, anche perché devo dire abbiamo constatato che in fondo intorno a questa scultura stiamo lavorando prevalentemente donne, ecco, e quindi in qualche modo. Però questo atto ha anche una sua radice proprio in una questione storica ben precisa, cioè i documenti ci testimoniano che il Davide nel 1504, quando fu posto in Piazza della Signoria, aveva una corona di 28 foglie di rame dorato. Non ci dicono però dove fosse questa corona. Allora gli storici hanno proposto alcuni che fosse una corona posta sul capo e altri invece hanno proposto che fosse una corona che copriva le pudenda, come si chiamava allora.